La nuova distribuzione di Android è ormai arrivata. Lollipop è già disponibile su Nexus 6 e Nexus 9 in versione ufficiale a breve. L'aggiornamento arriverà sugli altri prodotti della linea Nexus. Andiamo a ricapitolare quali sono le maggiori novità. Android Lollipop si può definire uno degli aggiornamenti più corposi del sistema ad oggi, non dissimile da quel grande passo in avanti fatto passando dalla 2.3 alla 4.0. Tralascio volutamente la 3.0 perché era un aggiornamento che si focalizzava principalmente sul mondo tablet, anche se in realtà è quello che ha segnato un forte cambio stilistico nel sistema. Una delle novità più enfatizzate di questo aggiornamento è l'interfaccia grafica, il Material Design. Non un semplice restyling, ma una rivoluzione di tutta la parte grafica del sistema, dando importanza a due punti fondamentali. L'interazione con l'interfaccia, che ora è decisamente più dinamica con un feedback visivo prima molto meno accentuato, non solo ci dà un'idea precisa di come possiamo interagire con i vari elementi, ma grazie alle nuove animazioni rende anche l'azione più banale, piacevole e interattiva. Anche il sistema di notifiche viene migliorato per risultare meno invasivo e più ordinato. L'altro punto è la continuità nell'interfaccia. Lo stile distintivo del Material Design è presente in ogni elemento e Google spinge moltissimo su questo nuovo modo di presentare le applicazioni. Gli sviluppatori hanno nuove linee guida per implementare al meglio questo nuovo design. Il nuovo set di animazioni ha come scopo riuscire a far sembrare tutti gli elementi collegati e strutturati in modo quasi logico. È ovvio che se un'applicazione presenta il nuovo stile colorato ma minimalista e un'altra invece presenta uno stile obsoleto, questa struttura ne soffre. Inoltre si può notare un passo in avanti nelle animazioni che risultano più fluide anche su dispositivi non troppo recenti. Il passaggio da Dalvik ad ART, Android Runtime, è il secondo grande cambiamento. Dalvik è la runtime utilizzata fino ad ora, una macchina virtuale basata sulla compilazione just in time. In breve, le applicazioni vengono compilate ad ogni esecuzione, comportando un carico maggiore sulla CPU e un'attesa più lunga per l'esecuzione del software. ART è invece basato sulla tecnologia Ahead of Time, che segue la compilazione del software al momento dell'installazione e non durante l'esecuzione stessa del software. Abbiamo quindi dei tempi di caricamento più veloci e un utilizzo minore della CPU. L'avvento di ART porta però applicazioni più pesanti che occuperanno più spazio di archiviazione. Google ha quantificato l'apporto prestazionale di ART in un grafico e dai test il sistema dovrebbe giovarne enormemente, con prestazioni più che raddoppiate in alcuni test. Restando in tema di prestazione anche dal punto di vista grafico, sembra esserci un miglioramento vistoso, con l'introduzione delle OpenGL S3.1 e l'Android Extension Pack, un set di estensioni OpenGL che concede agli sviluppatori la possibilità di utilizzare shader avanzati. Un grande impegno per questa nuova distribuzione è stato anche quello di ottimizzare i consumi della batteria, con le funzioni per il risparmio energetico ora presenti di base su qualsiasi dispositivo che monti il nuovo aggiornamento. Anche gli sviluppatori hanno un controllo maggiore sui consumi delle proprie applicazioni. Sono sicuramente tanti i cambiamenti presenti in Android Lollipop e speriamo che la nuova release raggiunga tanti dispositivi in tempi brevi. È tutto il tempo che abbiamo per l'episodio di oggi, come sempre vi invito a lasciare un commento, un mi piace se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale di Tom's Hardware Italia e se vi va di venirmi a trovare anche sul mio. Alla prossima!